Il ponte ciclopedonale permette di attraversare il fiume Chienti e questa infrastruttura non solo collegherà Civitanova a Porto Sant'Elpidio, ma è anche un tratto della grande ciclovia adriatica nazionale che dal Veneto arriva sino alla Puglia. La Regione Marche è capofila del progetto, con un costo complessivo di 250 milioni di euro, di cui 16 sono quelli assegnati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti. Un grandissimo progetto sulla mobilità sostenibile che attraverso un sistema a pettine di ciclovie permette di collegare le aree interne delle Marche. Ascoltiamo sul progetto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ed il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci. Il ponte che è lungo l'asse dell'Adriatica permette di attraversare il Chienti. Sono nel progetto della ciclovia adriatica i punti più importanti e più complessi da affrontare. Presentiamo il progetto di un attraversamento che è nello stesso tempo un ponte di collegamento fra due comunità, quelle di Civitanova e di Porto Sant'Elpidio, ma anche qualcosa di molto più grande perché è un passaggio obbligatorio per la grande ciclovia dell'Adriatico che partirà dal Veneto, arriverà fino alla Puglia. La Regione Marche è capofila di questo progetto. Nella nostra regione già numerosi sono gli interventi realizzati dai comuni che verranno connessi attraverso gli investimenti della regione, dando quindi una continuità, una prospettiva nazionale alle ciclabili che storicamente erano in ambito cittadino. È un progetto che ha voluto allora il Ministro Delrio, al quale noi abbiamo aderito, e lo stiamo portando avanti con determinazione, con investimenti importanti come questi 2 milioni che realizzeranno certamente un ponte utile ma anche bello sotto profilo estetico, un segno nel territorio, un landmark come si dice in gergo architettonico di grande valore che segnalerà a tutti quanti proprio il legame fra le Marche, la bicicletta e i collegamenti. Lungo la Valle del Chienti poi proseguirà una ciclovia a pettine secondo lo schema delle ciclovie delle Marche, perché noi vogliamo che questo sistema sia goduto dall'intero territorio, dalla parte interna così come quella costiera, in modo che la bicicletta possa essere un mezzo che unisce tutta la regione e permetterà a tutti quanti di utilizzarne sia in termini quotidiani per gli spostamenti, ma ancora in modo più strategico per il turismo. Si scrive un po' la storia di quelli che sono i rapporti urbanistici tra la città di Porto Sant'Elpidio e la città di Civitanova Marche. È un progetto del quale praticamente non c'è un cittadino elpidiense e penso di poter dire anche un cittadino in Civitanova di cui non trovi un riscontro o un parere legato al fatto che le nostre città sono così non soltanto vicine ma anche legate da quelli che sono flussi di carattere quotidiano, per il quale un collegamento in quella che è la seconda rete viaria più importante legata ai nostri lungomari da tanto tempo è oggetto di dibattito, ma finalmente grazie all'impegno della regione e all'arrivo di questi fondi dedicati per l'appunto alle piste ciclabili ci permetterà di farlo diventare realtà. È un dibattito che da tantissimi anni riguarda anche la modalità di collegamento, ma penso che oggi, a ridosso del 2020, in un momento nel quale la sostenibilità ambientale è quella che è anche la necessità di cambiare quelli che sono gli usi e soprattutto le abitudini, mandi un segnale fortissimo, cioè che queste due amministrazioni, che la giunta regionale, che la Regione Marche, vogliono intensificare e sviluppare una mobilità dolce, una mobilità sostenibile che per l'appunto non può che riguardare una pista ciclabile che colleghi le nostre già due virtuose piste ciclabili. Quindi devo dire una giornata importante, storica, e la attendiamo con piacere e con ansia.